locale. Se mi vuoi per ascoltarti, la mia chiesa devi fare. E il biglietto è da comprare, da comprare, da comprare! Dai, venite tutti quanti ad invocare l'aiuto mio. E lo avrete certamente se lo sforzo è un po' anche il tuo. E comprando dei biglietti della nostra lotteria che si può far costruire la più bella chiesa mia, dove dopo tutti quanti, tutti insieme invocherete l'aiutino da me. Ti aiuterò. Se compri un biglietto forse vincerai. Quanto è mamma la mia mamma? Mamma Margherita, come la chiamano i ragazzi. Lei li fa sentire in una famiglia, la loro famiglia, la nostra famiglia. Mia mamma non sa né leggere né scrivere, eppure è la più brava insegnante che io conosca. Poi con i più piccoli è insuperabile, specie quando li incoraggia a crescere, a migliorare, quando insegna il suo catechismo del cuore. Con Dio non si scherza! Questa è una frase che dice spesso ai ragazzi per far capire che nella vita bisogna stare attenti, perché il male è sempre dietro l'angolo. Ma la frase del suo catechismo del cuore che preferisco è quella che disse al piccolo Luigino. Il piccolo Luigino che con estrema tristezza si guardava allo specchio e con le manine contava tutte le toppe sul suo giacchetto di lana. Mia madre notò subito quella malinconia e lo abbracciò forte da dietro. E guardandolo negli occhi attraverso lo specchio gli sussurrò agli orecchie: che importa avere dei bei vestiti se poi l'anima è brutta? E il piccolo Luigino sorrise. E da quel giorno quel suo giacchetto non era più un giacchetto tutto rattoppato, ma nuovo. E sempre fresco di bucato. Proprio come la sua anima. Hai saputo? Sì, ho saputo. Mamma Margherita è morta. Mi dispiace veramente tanto. Quella donna era una santa e si faceva in quattro per il figlio. Povero Don Bosco. Come farà adesso senza di lei? Non ti preoccupare. È un uomo forte, lui ce la farà. Andiamo a pregare. Per mamma Margherita? Sì, per mamma Margherita. Mi sono qui come una vela spenta senza vento. Qui io sto così con l'anima stracciata e sanguinante. E qui e il cuore sembra ormai l'ultima foglia sopra un ramo spoglio. Io aspetto solo ormai primo vento che mi coglierà e al vuoto mi darà. Qui senza di te divento un angelo che ha perso le ali. Qui senza di te si è spento l'anima, oramai è tutto. Eccomi, sono qui come fiammella mentre soffia il vento. Io aspetto solo ormai il primo freddo che mi spegnerà e niente resterà qui senza di te. Divento un
ha perso le ali. Qui senza di te si è spenta l'anima. Signore, 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 se io chiamo lei non risponde più, non mi risponde più. Qui senza di lei si è spenta l'anima e ho perso le ali. Qui senza di lei è steso il buio in me, oramai tutto è inutile, tutto è inutile, tutto è inutile. Perché Dio ci ha mandato in questo posto? È così diverso, così bello. Pensavo che Dio ci mandasse in un luogo molto più somigliante all'inferno, dove c'erano creature da salvare dal peccato, da sfamare con l'amore e la parola di Cristo. Noi, figlie di Maria Ausiliatrice, ausilio portiamo, ausilio chiediamo. Perché ci manda in questo paradiso? Tutte le ombre mi svelano una luce. Dio respira tra queste foglie. Forse lui è nato qui e ci vuole mostrare la sua culla. La vita, il primo gesto di Dio, è tutta qui. Il sorriso di Dio che insegue le farfalle. Sono felice, riesco di nuovo a sognare. La brezza sale dall'acqua e ti accarezza. Profuma di violette. Thank you.
nuovo a cacciare, questa gente a pescare, io te pregherò, e a crescere i nostri figli seguendo il bene, e ci farà ritrovare l'amore, sotterreremo l'invidia ed il dolore del sempre, perché siamo tutti Nella nostra prima missione in Sud America mandammo avanti le suore e sono state bravissime, forse perché erano anche molto giovani. Sì, perché per me il missionario deve avere una grande qualità, deve essere un bambino, e del bambino deve essere il senso di stupore e di allegria che deve provare dentro di sé quando incontra il diverso, l'indigeno, anche lui un bambino. Chi è costui, dice l'indigeno? Perché indossa quella strana tonaca scura e quella croce sul suo petto? Perché per lui è così importante? Ed ecco che scatta il meccanismo innato del bambino, il gioco. È come due ragazzi che si incontrano all'oratorio per la prima volta. Chi sei, come ti chiami, a cosa giochiamo? Giochiamo a conoscerci, a capirci con serenità, con semplicità, con spontaneità e con l'allegria che ti dà solo lo stupore. È così. Scocca la fiducia, poi forse l'amicizia, e dopo, ma soltanto dopo, parleremo del mio e del tuo Dio. Adesso giochiamo e basta. Le tue piume colorate, il mio copricapo così strano, i tatuaggi, rossi, verdi, azzurri. E questa cosa che hai in mano come si chiama? Si chiama Bibbia. 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 E lui che non capisce già sorride perché quella cosa si sfoglia pagina dopo pagina, mai visto prima. Ed il gioco è fatto, ed è il gioco più bello che ci sia. Insomma, se non sei un bambino dentro, non saprai mai giocare, e non saprai riportare quel bambino così diverso da te tra le braccia di suo padre, che guarda caso è anche il tuo. Adesso anche le suore adesso. Ma dov'è padre Luca? Ah, tu sei qui. Senti qua, senti. Sì. Eccetera, 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 eccetera. Le solite lettere di Don Bosco. Le solite lettere. Quando sono stato ricevuto da Sua Santità, egli mi ha detto testualmente: il vostro disegno mi pare secondo Dio. Penso che queste suore debbano avere per scopo principale l'istruzione e l'educazione delle fanciulle, già come fanno i salesiani con i ragazzi. Quanto al controllo dipenderà da voi e dai vostri successori, hai capito? L'ha detto Papa Pio IX. Ah beh, niente da eccepire allora. E poi a proposito della scuola di cucito messa su dalle, dalle suore per le ragazze, dice: il piccolo laboratorio di sartoria si trasforma spesso in casetta di accoglienza per bambine povere e orfane. Eccolo qua. Suor Maria Mazzarello, madre con un innato senso del sacrificio, insiste sempre nel dire che le sue sartine lavorano per il Signore, e mi ha detto una frase molto bella: ogni punto è un atto d'amor di Dio. Ogni punto? Sì, nel senso di ago e filo, siamo in sartoria. Ah, scusi, non avevo capito. E poi qua dice: il mio primo incontro con Suor Maria Mazzarello è stato bellissimo. Ah beh, bellissimo. Bellissimo. Sì, bellissimo. Ci siamo trovati d'accordo sullo spirito dell'oratorio. Un oratorio per fanciulle? Ebbene sì. Allevano anche i bachi. I bachi? Sì, i bachi da seta, per fare la seta, i bachi. Che schifo. Tra me e questa santa donna è scattata un'intesa che ci unirà per sempre, e le figlie di Maria, ausiliatrice, saranno la nostra seconda famiglia. Per sempre. Per sempre. Per sempre. Per sempre. Per sempre. Chissà cos'è la mia vita data a te, se poi c'è Dio che la vuole data a lui, però
la mia fede è una follia, se per lui muoio. Se tu mi dai quello che darò per lui, io poi sarò la più bella stella sua, perché so che conoscendo un po' più te, forse lo amo di più. E in questa notte chi dorme con noi, noi culleremo il sonno suo. E questo amore pazzesco per lui ci sommergerà, ci salverà. Quando il cielo è buio e non è blu, c'è Dio con me che mi fa capire te, e tu sei chi mi fa capire Dio, e lui che sa che ad amarlo siamo noi, forse ci amo.